Ma dici che io faccio troppo casino con le scarpe? Sì, non ho capito se per te mettono delle suole in plastica, ma fai davvero un casino pazzesco. Ciao ragazzi, eccoci giunti all'ennesima recensione di scarpe del canale. Sembra che sia questo l'argomento che vi piace di più. Oggi parleremo nuovamente di ASICS. In particolare descriveremo le Nimbus 21. Voi mi direte, beh, siamo giunti già alla versione 22. Le Nimbus 21 sono completamente diverse rispetto alla versione 22, quindi vi consiglio di guardare e nel caso in cui vogliate comprare, aspettate quello che vi racconta Andrea. Questa recensione è stata realizzata qualche settimana fa, scusateci per le imprecisioni che dovreste trovare. La casa giapponese ha definito le Nimbus come scarpe dall'ottimo comfort e un fit per tutti i piedi. Sono veramente così? Per chi non avesse conoscenza di questo modello, sappia che le Nimbus sono state prima molto secche, poi molto morbide e ora davvero reattive. Le Nimbus nel modello 21 hanno un'intersuola Flight Foam Propel, che è stata adottata partendo da quella delle Kayano 25. Pesano 314 grammi nel modello US 9 e hanno un drop 10. Quello che le rende particolarmente confortevoli è la tomaia in mesh ingegnerizzato, inoltre una grande capacità dell'azienda giapponese a offrire a noi podisti amatori uno spazio importante nell'avampiede. Per quel che concerne la conchiglia troverete una struttura in plastica che consente di bloccare il piede al meglio. Non è cambiato nulla rispetto al modello 20, anche se secondo alcuni podisti lo spazio a disposizione o la percezione dello spazio a disposizione nel piede è diverso. Internamente è una scarpa molto morbida, ha davvero una fodera comodissima, soprattutto considerando che stiamo già parlando di una A3. Per quel che concerne la suola, la Nimbus 21 utilizza pannelli di gomma soffiata su tutto il battistrada che la rendono particolarmente reattiva e inoltre più pesante. Tra poco vediamo cosa ci racconta Andrea durante la sua recensione, poi ritorniamo sulla panchina per alcune considerazioni finali. Per chi suggerisci questa scarpa? Guarda, io direi per tutti, per fare i lenti, vanno benissimo perché le ho testate anche nei miei lenti un pochino più spinti a 4 al chilometro, 4,10 al chilometro e andavano via filanti, me le sono sentite davvero bene al piede, ma le ho provate anche a 5, 5,10 e ti dico che secondo me fanno il loro lavoro egregiamente. Direi che davvero non è una scarpa, cioè è una scarpa da riposo, ma volendola puoi tirare anche un attimino di più. A chi è adatta? Guarda, io peso sui 65 kg, ma la trovo bene e non me la sento pesante al piede. Ed è una scarpa pensata per chi pesa comunque abbastanza, sopra i 75 kg anche, quindi direi andate via sul sicuro, davvero prendetela. Quanto dura secondo te questa scarpa? Questa qua è la versione winterized e ho visto che già i primi 100-150 km un po' la suola se n'è andata, anche se fa freddo fuori dovrei usarla in queste condizioni. Comunque credo che come ammortizzazione stiamo sempre sugli 800 km, forse per me che sono un pochino più leggero anche 900 questa. E a livello di avampiede la trovi larga, stretta oppure normale? Ho abbandonato ASICS un po' di anni fa perché la trovavo molto costringente nell'avampiede, invece questa qua la trovo confortevole, la sento bella morbidosa anche come tomaia. Ok, allora adesso andiamo, facciamo un piccolo test, ti filmerò, non so se riuscirò a starti dietro, però al massimo prendo la bicicletta. Sei Vai, pronto? vai, perfetto. Ciao Andrea, com'è andato l'allenamento? Faticoso, dopo stamattina corre anche oggi pomeriggio faticoso, devo dire che la scarpa era quella giusta per fare comunque un lento.
Come sono andate le scarpe? Le scarpe egregiamente, guarda, sono un po' in dubbio sulla suola winterized che mi sembra una suola normalissima, quando c'è un po' di fanghiglia si scivola lo stesso. E lo sterrato come l'hai vissuto oggi? Sterrato bene, diciamo che comunque è una buona scarpa per correrci sullo sterrato. E le salite che abbiamo fatto, come ti sono sembrate? Le salite sono sempre dure, potrei mettere qualsiasi scarpa, anche la Vapor, ma sarebbero dure lo stesso. E con l'avampiede? No, guarda, come avampiede mi piace proprio, l'avevamo scelta per provarla per l'avampiede bello strutturato e infatti si sono rivelate buone scarpe anche per l'avampiede. Confermi che sono adatte anche per persone piuttosto pesanti? Sì, è una scarpa per loro, diciamo, e si sta avvicinando anche a un Accumulus quasi. E quando testerai il prossimo modello? Vediamo, settimana prossima. Ok, grazie, ciao Andrea. Ciao. In conclusione, le Nimbus 21 sono delle A3 particolarmente confortevoli, dalla linguetta e dal tallone davvero morbidissimi. Però il modello 21 è troppo reattivo. In un mondo in cui si parla di ammortizzazione confortevole, qui ci troviamo su un'altra dimensione. E in effetti ai designer di ASICS vorremmo porre una domanda. Siamo sicuri che su una 3 cerchiamo una reattività spinta? Non vi svelo la risposta che ha dato ASICS con il lancio della Nimbus 22, ma penso che la risposta sia davvero scontata. Quindi se cercate una scarpa morbida e vi sono sempre piaciute le Nimbus, comprate il modello 22. Se invece amate risparmiare qualche soldo e cercate la reattività, il 21 è sicuramente alla vostra altezza. Se vi è piaciuta la recensione, mettete like, commenti qua sotto, iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni torneremo a parlare di Nike con 4 modelli che abbiamo utilizzato sia in gara sia in allenamento. Ne vedrete delle belle, per ora è tutto, vi lascio e alla prossima, ciao! Quello che le rende particolarmente confortevoli è... Non dimentichiamoci che ogni volta che faccio la recensione ci sono le campane.